Un murale che resterà per sempre, per ricordare a tutti che lo sport supera ogni barriera. L'opera interamente dedicata allo sport paralimpico e alle tre campionesse azzurre Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto, trionfatrici nei 100 metri T63 ai Giochi Paralimpici Estivi di Tokyo, è stata realizzata a Taranto in occasione del Festival della Cultura Paralimpica. Commissionata dal Comitato Italiano Paralimpico in accordo con il Comune di Taranto, è firmata dall'artista Giulio Gebbia in arte ROSC sulla parete esterna di un edificio in Via Lago di Monticchio. È per me veramente emozionante, emozionante appunto perché l'opera resterà, e ne potranno gioire le persone del posto, le persone che verranno a visitare anche gli altri murales che stanno in questa zona. È bellissimo, questo è uno dei stimoli più grandi, perché comunque abbiamo fatto tanto e questo è come se fosse una specie di dire ok, grazie, grazie per quello che ci avete regalato, quindi ne sono felicissima. Viene fatto all'interno del quartiere Sallinella, che sarà il quartiere che ospiterà per la maggior parte i giochi del Mediterraneo. Sarà una vera e propria cittadella dello sport perché qui insisteranno il maggior numero dell'impiantistica sportiva. Tutto il territorio ha risposto molto bene, c'è tanta voglia di riscatto e mi auguro che i giochi del Mediterraneo possano rappresentare veramente un momento dal quale ripartire per promuovere lo sport per quello che esso rappresenta, non per avere campioni, ma per far star meglio una città.